o essere qualcosa, il sogno di se stessi, cioè fino a dove io sono me e fino a dove dentro di me c'è qualcuno che vive quello che io sono, capito? Cioè si va proprio in un vortice, in un abisso. E questo è il tasso del retorismo, il tasso che sapeva che amava il padre, però al tempo stesso lo aveva odiato. E tutta l'opera del Tasso lo dimostra, dal Renato giovanile, da Gerusalemme, eccetera. Ecco, una cosa, mi posso anche fermare, perché poi c'è Macbeth, se volete, ma più che altro spero di essere stato convincente col Tasso e Amleto, cioè senza Tasso non c'è Amleto, secondo me. C'è anche Giordano Bruno, sì, c'è un sacco di cose, ma la chiave di Amleto è la problematica del tasso. E quello che è bello e che io adoro il tasso, più divento vecchio, maturo, e questa è la teatralità napoletana del tasso. Cioè Tasso era un uomo che non gli bastava scrivere e che gli altri leggessero, ma che voleva coinvolgere le persone intorno a sé nella propria consapevolezza. In ciò che lui sentiva, in ciò che lui scopriva. Figuriamoci se il Duca Alfonso voleva sapere del parricidio, dell'incesto, cioè loro volevano tutti coprire le magagne, va bene? Il Duca Alfonso, che era anche un mascalzone, ha fatto morire, vabbè, non importa. Comunque, però, tutto per bene, dice Pirandello. Tasso invece voleva essere aiutato a essere quello che era, non so se mi spiego. E secondo me questa è, io la chiamo la teatralità napoletana, cioè questo coinvolgere gli altri in una scoperta che secondo lui è fondamentale. Ecco. Un'altra cosa che ho capito, io quando mi metto a scrivere non posso mai fare un riassunto perché mi viene 100.000 nuove idee. E allora non ci capisco più nulla, perché di quando sarà la volta buona che finalmente scrivo questo. State a sentire questo. Questo quindi qui ho scritto, la mente di Amleto, la mente del Tasso, trasforma l'angoscia in parricidio che gli altri non vedono, ma che lui vede, che lui sente. E poi ecco, guardate, questa è un'altra cosa interessante. Allora, c'è scritto che Amleto, ho letto da qualche parte, che Amleto è alternativamente una tragedia, un dramma cattolico e protestante. C'è una grande ambiguità nell'Amleto, a tutti i livelli, anche i nomi. Cioè si parte da nomi italiani, Marcellus, Barnardo, Francisco, lo spagnolo, Orazio, va bene. Poi si arriva a dei nomi strani, tra i Paesi Bassi, Rosencrantz e Guildenstern. Amleto che studia a Wittenberg, l'Università di Lutero. Cioè, dici, ma questo Shakespeare, la sapeva, la conosceva bene la geografia, sì, la conosceva bene, e mescola le due religioni. Perché? Finalmente credo di essere venuto a capo. Cattolici o protestanti, nella religione non c'è la verità dell'anima. La religione non coglie la verità dell'anima, perché la religione tira l'acqua al suo mulino. I luterani lavorano così. I calvinisti cosa? I cattolici di Roma così? Dove sta la verità? La verità sta in quel che dice la Chiesa, quella è, se no rogo, se no tortura, capito? La verità, ecco, non sta da nessuna parte, bella scoperta, Pirandelliana. E per questo Amleto è sia cattolico che protestante. E quindi il padre di Amleto è nel purgatorio, ma il purgatorio è cattolico, non è protestante. Allora che fantasma è? Un fantasma cattolico, va bene? E poi ci sono. È sconcertante, ma probabilmente questo genio che ha scritto Hamlet ha voluto proprio sconcertare e dire, cari miei, la verità non è né cattolica a Roma, né calvinista a Ginevra, né luterana a Wittenberg, dove vi pare. La verità è un'altra. Mi sto per fermare, eh. Ecco, questo ve l'ho già detto tutti.
ripeto, sono noioso. Vabbè, ecco questa cosa. Il concetto di rimorso è freudiano, cioè io vado un po' alla brava, così sono fine, sono un po' un colpo al cerchio nella botte, ma il rimorso, il ritorno del rimorso, l'ha scoperto Freud, no? Ci sono cose nella nostra anima che noi non sappiamo perché non le vogliamo sapere, sono sepolte nell'inconscio, però queste cose ritornano. Ritornano sotto vari indizi, nei sogni la notte, nei lapsus, in tutto quello che vi pare. Va bene, il ritorno del rimorso. Il fantasma del padre di Hamlet è il ritorno del rimorso, il parricidio rimosso nella coscienza delle persone cattoliche e protestanti. Ecco, il poeta e il folle, quindi Tasso è doppiamente nella verità. Poeta e folle portano alla luce la verità del rimorso, lo fanno venire su. Immaginate cosa ha voluto dire per il povero Tasso portare alla luce la verità del rimorso nel carcere di Sant'Anna, tra i topi, tra chi rubava tutti i documenti che lui scriveva, perché Tasso era continuamente spiato da parte del duca, gli portavano via le carte. E un po' lo immaginava lui, un po' gliele rubavano davvero, cioè è veramente è un calvario. Infatti Chateaubriand, grande scrittore francese, dice Tasso è il Cristo dei poeti, è il poeta che ha sofferto di più. Insomma, io partirei subito per una crociata a favore del Tasso, perché se lo merita. Veniamo alle ultime cose che poi... Allora, Amleto, Tasso e il lutto. Guardate che qui si possono seguire. All'inizio del dramma, la regina Gertrude le dice: basta portare questi abiti neri. Tutti gli uomini perdono il loro padre e accettano, è la natura. E tu perché non ti rassegni? Perché vesti di nero? Tasso vestiva sempre di nero. A questo proposito c'è una cosa che secondo me è la più bella, la più enigmatica, cioè è un giallo che io almeno non so risolvere. Cioè, chi spiava Tasso fino a far arrivare le cose del Tasso in Inghilterra? Vorrei essere suggestivo, cioè Tasso a Ferrara e Manicomio viene spiato. Va bene. Come fanno ad arrivare tante notizie su Tasso fino alla Londra della regina Elisabetta? Io non lo so. Ci dovevano essere degli informatori, c'erano degli osservatori. C'era, se Sao Gervini ha ragione, c'era John Florio, c'era un insieme di osservatori che facevano arrivare notizie. Pensate, l'amico più caro di Tasso era Orazio Ariosto, l'amico più caro di Amleto si chiama Orazio. Anche questo dice, ma è una combinazione fortuita, è casuale. E poi, ecco, bellissimo questa battuta di la regina gli, non so che gli dice, e lui gli dice, I know not since, io non conosco la parola sembra, io sono, to be or not to be, essere o non essere. Io sono, cioè io sono quello che non si può essere, sono la ricerca della verità che elude sempre, ma io la ricerco la verità, io non sono sembra, io sono sono, anche se poi non sono, perché sono un uomo e quindi sono limitato. Poi, ecco, il dentro è come il fuori. Poi, Tasso spiato, dice, questo secondo me io mi sono impuntato, è la chiave di lettura, Tasso spiato a Ferrara come a Londra. Ecco, va bene, sì, poi insomma ci sono altre cose. Ecco, nella corte di Danimarca tutti sono spie, tutti osservano, riferiscono, eccetera, eccetera. Ecco, salto via perché è talmente ricco l'Amleto che se avessi detto tutto. Ho fatto qualche scelta. Ecco, quando arrivano gli attori e Amleto diventa regista,
della rappresentazione per smascherare lo zio e fa rappresentare quella dramma muto, Dumb Show, mi ricordo la commedia, L'assassinio di Gonzago. Anche qui, guardate, è paradossale. C'è una Danimarca che scrive a Londra. Il dramma che si rappresenta alla Reggia di Danimarca è un dramma italiano, L'assassinio di Gonzago. C'è più confusione di questa. Cioè, Shakespeare era un confusionario, un cercatore? No, Shakespeare sapeva quello che faceva e metteva insieme vari dati per provocare. E arrivano gli attori di teatro, mai Amleto è felice come quando vede arrivare gli attori di teatro, perché finalmente può essere se stesso, recitare, cioè non vivere una vita brutta, una vita coatta, insomma, no? Una vita dove sei costretto a essere quello lì, ma vivere teatralmente, cioè recitare. E, ecco, guarda, anche qui io l'ho detto, ridetto, Tasso non solo scrive per il teatro, ma è anche un uomo di teatro, regista teatrale. Nelle Delizie Estensi, in varie ville, ora mi sfugge quelle. E Tasso mette in scena commedie del padre, commedie sue, La Vinta, cioè era un uomo di teatro, quindi un regista, come Amleto. E poi, ecco, anche questa la dico, ma è una cosa scontata, no, guarda, sono cose interessanti, ce ne troppe. Durante la rappresentazione dell'assassinio di Gonzago, Amleto dice all'amico Orazio: spia il re. Si ribalta. Di solito è il re che spia Amleto e fallo fa spiare da Rosa, Incandide e tutti gli altri servi. Qui dice all'amico: spia il re, guarda come reagisce. Ecco, vedete, insomma, è di una complessità che volevo dirvi. Ho perso il filo veramente. Se l'ho fatta tenerla fin qui, poi io se non perdo il filo non sono me stesso. La spia per eccellenza, Polonio, che spia Amleto mentre parla con la regina Gertrude in una scena edipica. Se vedete il film con Laurence Olivier degli anni 40, è proprio una scena di quasi il figlio sta per violentare la madre, insomma, la tratta, e Polonio spia dietro l'arazzo. Vabbè, Amleto si accorge, va, ecco, la spada lo trafigge e lo uccide. Qui tutti gli studiosi sono d'accordo nel dire che c'è di mezzo Tasso che, parlando con la principessa Lucrezia d'Este in un corridoio del palazzo di Ferrara, sentendosi spiato, tira un coltello al servo che lo spiava e per fortuna o non lo prende o lo ferisce leggermente. Ma il rimando, vedete, qui insomma questi sono tutti i punti in cui Tasso è Amleto. Per concludere, la paura, Tasso a un certo punto, quando è prigioniero, ma ancora prima, ha una paura. Io l'ho scritto nella mia biografia del Tasso, ha la paura di morire avvelenato, ha paura che lo avvelenino. E guardate che questa, io l'ho interpretata così, non so se è alla brava per quel che riguarda Tasso. Tasso ha paura di morire avvelenato come sua madre è morta avvelenata dai fratelli, si dice, va bene, bisogna mantenersi nell'ipotesi. Se Tasso ha paura di morire avvelenato, Amleto muore avvelenato perché le spade nel duello finale con Laerte, la spada di Laerte è avvelenata, quindi Amleto muore di veleno, va bene? Vedete quante coincidenze. E poi, questo l'ho già detto, lo ridico, Tasso spadaccino. Cioè Tasso era famosissimo in tutta Ferrara, e non so se anche in altre parti città, come bravissimo spadaccino, schermitore. Quindi perché l'Amleto finisce con un duello di spadaccini? Cioè Laerte, fratello di Ofelia, contro Amleto, va bene? E la Gerusalemme liberata finisce con... Allora c'è Amleto, Laerte e c'è Ofelia morta, la donna contesa, diciamo così. Nella Gerusalemme liberata, la conclusione è Tancredi,
duella con Argante fino a ucciderlo, e tra di loro c'è Clorinda morta, la donna morta. Capite? Ecco, tutto questo, non so che cosa ne pensate, è un'approssimazione all'Amleto, a un Amleto tassesco, insomma, Amleto che deve tanto al tasso. Io potrei fermarmi qui, mi prenoto per una conferenza nel 2022, no, sul Macbeth, perché il Macbeth io ho fatto, sono degli studi che sto facendo. Il Macbeth è l'inizio, la battaglia, il sangue, l'eroe che incontra le streghe, è Solimano del Tasso, Solimano del Tasso, che vive in una situazione analoga, incontra delle streghe che sono uomini, in parte donna, sono donne vestite da uomini, c'è questa ambiguità pazzesca. C'è la tempesta, c'è tutta l'aria intrisa di sangue, e concludo dicendo così, che non vi dico nulla di Macbeth, così non è, perché è prematuro, anche io non, ma Tasso è stato amato da tre re inglesi, e su questo non ci piove, Elisabetta I, Giacomo I, che è il re al tempo del quale Shakespeare scrive Macbeth, il re scozzese, figlio di Maria Stuarda, e Carlo I, il re che sarà decapitato. Tutti e tre questi re amavano la Gerusalemme liberata del Tasso, Elisabetta in italiano, e forse gli altri due tradotta da Fairfax. Mi posso fermare qui Va bene. o continuo?